Un saluto a tutti gli amici di androidworld.it, benvenuti nella recensione di HTC 11 Plus, oppure più se le vogliamo dire l'italiana, oppure plus se la vogliamo dire in latino. Questa è la confezione dello smartphone, vediamo cosa c'è all'interno, smartphone che arriva con un po' di ritardo nel nostro paese. L'azienda aveva detto che sarebbe arrivato entro il 2017, poi ha detto no, arriva nel 2018, a qualcuno in realtà è stato consigliato entro Capodanno, ma diciamo che è arrivato soltanto quest'anno. Questa è la cover in plastica, non è una cover in silicone, lo vedete, con i vari fori, poi ve la faccio vedere com'è vestita sullo smartphone. Manualistica con pin, adattatore da Type-C a jack audio da 3,5, alimentatore in questo caso nella versione inglese, visto che il nostro non è la versione italiana. In questo caso è un 12 volt 1.25 ampere, poi abbiamo il cavo USB USB Type-C, purtroppo non doppio USB come secondo me dovrebbero essere, i gommini per le cuffie e queste che sono le cuffie Usonic con porta Type-C. L'unica cosa che mi onestamente dispiace è il fatto che non ci siano i tasti del volume sul telecomando. Sono auricolari, quelli Usonic, con riduzione attiva del rumore, sono veramente veramente notevoli. Non sono il top del top, ma per essere, diciamo, un omaggio all'interno della confezione, secondo me sono veramente veramente tanta roba. E adesso vi faccio vedere questo, appena mette a fuoco, che è il bellissimo HTC 11 Plus nella versione Translucent. Translucent cosa vuol dire? Che è una versione traslucida. Come potete vedere, qua state vedendo quello che sembrerebbe essere il componente per la ricarica wireless, ma in verità è soltanto, se così vogliamo dire, soltanto il chip NFC, probabilmente ingrandito volontariamente per aumentare l'effetto. E poi vi faccio vedere, qua si vedono dei componenti vicino al lettore di impronte digitale, avvicino una torcia, vediamo se riesco un po' nell'effetto e riuscite a percepire degli altri componenti. Soltanto con una torcia puntata proprio vicinissimo oppure sotto il sole riuscite a vedere molto di più. Qui c'è per esempio la batteria, quassù ci sono degli altri componenti vicino alla fotocamera. Tutto sommato però non è che si veda moltissimo, però diciamocelo, è veramente affascinante. Questo è vetro, questo invece è metallo opaco, tasto zigrinato di accensione, bilanciere del volume, secondo microfono, carrellino della doppia SIM o SIM più un micro SD. Sotto abbiamo invece primo microfono, porta Type-C, speaker, poi abbiamo ancora un altro microfono qui e un altro microfono qui sulla parte frontale. Lettore di impronte digitali, fotocamera, il microfono come vi dicevo, doppio LED flash della stessa tonalità, lettore di impronte digitali spostato sul retro che sblocca lo smartphone veramente veramente all'istante. Uno smartphone, diciamocelo, uno smartphone un po' scivoloso, non esageratamente scivoloso, ma qui c'è questa bustina che sbuca che mi fa veramente, come si direbbe sul web, mi fa salire il nazismo, quindi la metto via. Uno smartphone un po' scivoloso in mano, non il più scivoloso in assoluto, ma neanche lo smartphone più con il grip migliore. Vi faccio vedere questa coverina che un pochino il grip lo aumenta, però ve lo voglio proprio dire, questo smartphone è veramente molto bello. Mettere questa coverina sullo smartphone translucendo un pochino mi piange il cuore, però guardate questo effetto tipo tessuto che crea un po' di grana sullo smartphone. Insomma, c'è un po' di design anche in questa cover, ma ragazzi, questo translucent è fantastico. Come vedete, di impronte ne trattiene, ma allo stesso modo basta fare un po' così che le impronte scompaiono, quindi le impronte un po' rimangono, ma si pulisce anche abbastanza facilmente. 158,5, 74,9, 8,5 mm sono quelli che sto dicendo. La fotocamera è veramente appena sporgente, come abbiamo già visto su 11. Un design forse un po' anonimo sul frontale, ma che mi ha veramente conquistato in questa versione translucent. Onestamente non so se mi avrebbe conquistato alla stessa maniera la versione nera che è disponibile in Italia, perché questa versione non è disponibile in Italia. 188 grammi di peso, certificazione IP68 per la resistenza ad acqua e polvere,
E andiamo a parlare di hardware. Sblocco lo smartphone così lo posso mettere un pochino più qui da parte, poi faccio anche un'altra considerazione sul design che riguarda lo schermo, ma la faccio appunto fra un attimo. Processore Snapdragon 835 octa-core da 2.45 GHz, GPU Adreno 540, 6 GB di RAM, 128 GB di memoria interna espandibili tramite microSD rinunciando alla seconda SIM, memoria interna di tipologia UFS 2.1, connettività LTE fino a 800 Mbps, Wi-Fi ABGNAC a doppia banda, Bluetooth 5.0, c'è l'NFC, c'è il LED di notifica abbastanza visibile qua su in alto, il lettore di impronte ve l'ho già detto è molto preciso, smartphone dual SIM, non c'è il jack audio, un'altra volta non c'è il jack audio, avete visto nella confezione c'è l'adattatore. La porta Type-C però quantomeno è USB-C 3.1 come tutti gli smartphone top di gamma dovrebbero essere, ma in realtà poi non sono. Il display è un 6 pollici diagonale, adesso in 18 noni, quindi 2880x1440 pixel, Super LCD 6, risoluzione Quad HD Plus, ci sono due profili di taratura per farlo più o meno esplosivo, in questo momento la luminosità è al massimo, come vedete la luminosità al massimo però è adattiva, quindi andiamo comunque a rimuovere l'adattività. Così vi faccio vedere qual è la luminosità massima, è buona, non è la più alta in circolazione, detto proprio onestamente forse si poteva fare qualcosina in più, non è un cattivo display, ci sono altri smartphone soprattutto con pannelli AMOLED che magari sicuramente sono un pochino più esplosivi, lasciamolo pure così, magari abbassiamolo appena appena, ecco qua, così abbiamo una luminosità fissa per la recensione. La cosa che mi piace molto è il fatto che si può scegliere, questo è forse l'unico smartphone se non sbaglio, mi correggerete di sicuro, ma secondo me è l'unico smartphone, questi sono i due profili di colore, tra l'altro entrambi sono poi tarabili all'interno delle impostazioni, è l'unico smartphone, ribadisco ancora per l'ennesima volta e poi mi direte che non è così, che potrete scegliere se avere un display always on o un display all'attivazione del movimento, quindi un display che si risveglia quando lo sollevate dal piano, adesso non mi ricordo qual è il timeout quindi non so se lo farà, infatti non l'ha fatto, oppure di averlo sempre attivo, e potete scegliere anche qui in che orari, in questo caso vedete riesco in questo modo a farvi vedere il display sempre attivo, è abbastanza fioco, è comunque un IPS, non è un AMOLED, quindi un pochino consuma, questo è il tema che ho scelto io, si vedono tutte le notifiche, quindi comunque è una funzionalità che mi piace poter scegliere fra le due opzioni, è più fioco di altri rispetto agli AMOLED per esempio, ma vi posso garantire che nel complesso si vede abbastanza. Android alla versione 8.0 Oreo, quindi aggiornata all'ultima versione di Android, come ormai è anche 11 che si è aggiornato di recente. Mi piace moltissimo il feedback dei suoni e il feedback aptico quando andiamo a premere i tasti, mi piacciono le suonerie, mi piacciono le notifiche, devo dire HTC su questo è sempre stata molto molto attenta. Sempre presente Blinkfeed qui sulla pagina a sinistra con le ultime news dai social e dei vari aggregatori di notizie, ci sono le gesture per esempio nella home così per aprire il drawer, così per aprire le notifiche, poi c'è anche tutte le varie gesture del motion launcher, potete scegliere di mettere altri due tasti qua sotto nella barra oppure come ho fatto io che secondo me è molto meglio attivare questa barra secondaria con il tasto per bloccare lo schermo, il tasto per aprire i toggle rapidi, il tasto per aprire le notifiche, il tasto per fare gli screenshot e il tasto per registrare lo schermo, anche se la funzione registrazione schermo non è la mia preferita perché rimane sempre da qualche parte dove lo mettete voi l'indicatore che lo schermo viene registrato, però insomma avere questa funzione già all'interno dello smartphone non è sicuramente poca cosa. C'è HTC Zoe per realizzare hyperlapse o piccoli video dalle foto, ci sono i temi anche i temi liberi, quindi quelli che vi fanno posizionare le icone a caso dove volete voi, simpatico, io non li apprezzo così tanto ma ammetto che sono molto molto simpatici, e poi ci sono le funzionalità Edge. Allora abbiamo Edge Sense, che è in generale la funzionalità di Edge, e poi l'Edge Launcher,
potete attivare la modalità avanzata come ho fatto io per impostare due funzioni diverse per la stretta breve e la stretta prolungata. Per esempio, stretta prolungata, doppia vibrazione e si avvia Google Assistant come ho messo io. Potete anche impostare nelle singole applicazioni delle funzionalità avanzate, per esempio in Instagram io ho messo questo che voi stringete e lui va automaticamente nella fotocamera per scattare una storia. Purtroppo non è possibile fare più di due passaggi, vi faccio vedere cosa intendo. È possibile aggiungere per esempio Facebook e ci sono già delle funzionalità predefinite, oppure potete realizzare voi una nuova, azione, per esempio questa, che è quella di andare a vedere le notifiche. La tastiera è la Swift Key, che non è che mi faccia proprio impazzire, ma funziona abbastanza bene. Quindi in pratica quando poi siete su Facebook schiacciate lo smartphone e lui va ad aprire le notifiche. In più potete appunto usare il nuovo Edge Launcher, che tra l'altro non è impostato di default, non mi domando perché, ma io l'ho fatto perché assolutamente dovevo provarlo, che è questo. Primo colpo di tosse, me l'avevo promesso. L'Edge Launcher come funziona? Funziona che avete contatti rapidi, toggle, link alle applicazioni rapidamente qui di lato. Come vedete ce ne sono anche altri, io onestamente non sono riuscito a sfruttarli tutti perché, ve lo dico, non mi è onestamente servito, però voi potete premere qui e aggiungere contatti, impostazioni rapide e quindi creare, poi potete aggiungere ancora un altro pannello e tra le altre cose potete intanto decidere a che distanza averlo dal bordo e poi potete scegliere se farlo scorrere a scatti come nel mio caso oppure così. Con lo scorrimento libero, e in questo caso credo che passerete le giornate a fare così come stavo facendo io, infatti poi l'ho levato. Tutto il resto del sistema è veloce, velocissimo. Cos'altro porta la Sense di HTC? Non moltissimo. C'è questo Sense Companion che mi dice quanti passi ho fatto ieri, che tempo farà domani, mi consiglia nuovi ristoranti, però diciamocelo, niente che non possa fare anche Assistant, comunque non mi ha personalmente svoltato la vita. Fotocamera singola 12 megapixel f1.7 con stabilizzatore ottico dell'immagine, doppio LED flash a stessa tonalità, fotocamera frontale che scende a 8 megapixel f2.0. Ho sentito dire che questa fotocamera, chi se ne frega, ok, non è una dual camera, però con una fotocamera riesce a fare comunque tutto, va benissimo. Sì, va benissimo, ma non è un dual camera, quindi niente grand'angolo, niente zoom ottico, niente modalità ritratto, ok, il Google Pixel lo fa anche senza la seconda fotocamera, ma questo 11 Plus no. Quindi ottima fotocamera, però qui secondo me una seconda camera ci poteva anche stare. L'interfaccia della fotocamera non offre onestamente grandi novità, foto, panoramica, modalità pro, video, hyperlapse, ralenti, le ho provate un po' tutte ma non ho notato grandi differenze. La fotocamera è scesa di risoluzione ma la qualità fotografica è abbastanza buona. La fotocamera principale fa, devo dire, delle grandi foto come faceva delle grandi foto 11 Plus. L'azienda ha detto che questo dovrebbe essere anche meglio, ma l'hardware è quello, guardate questa foto a Neon, quanti dettagli, guardate, si riesce veramente a vedere come è fatto l'occhio della mia gatta, è veramente una fotocamera notevolissima, anche con poca luce abbastanza interessante, non è fantastica ma tiene comunque testa agli altri top di gamma, quindi assolutamente a sua volta lui può dirsi un top di gamma. Video in 4K con l'audio direzionale, poi vi farò vedere un sample, ho fatto un po' di prove, devo dire l'audio direzionale è veramente comodo, è veramente notevole in certe situazioni, non è comunque perfetto, guardate adesso per una frazione di secondo, forse si riesce anche a intravedere, ci sono dei momenti in cui il video diventa stranamente, non so se l'avete notato, provo a farvelo rivedere, diventa stranamente granuloso. Comunque caricherò poi il sample, quindi non perfetto dal punto di vista video, tra l'altro non sembrano essere quantomeno stabilizzati elettronicamente in 4K, quindi bene, perché comunque sono dei bei video, non i migliori in assoluto. Comunque fotocamera che onestamente mi è piaciuta,
Sono un po' dispiaciuto che non abbiano voluto metterci una seconda fotocamera, perché non siete riusciti a fare il ritratto con una sola fotocamera, allora mettetene due, però almeno avete comunque una funzione che poi secondo me via software avreste saputo fare molto bene. Vado a prendere Modern Combat 5, controllo un secondo a quale wifi sono attaccato, ok, perfetto. Modern Combat 5, e vi parlo anche dell'audio, che è un audio stereo che esce da qui e gli alti escono anche dalla capsula auricolare qua sopra, quindi non è un audio stereo bilanciato, ma nessuno smartphone, quasi nessuno smartphone lo offre davvero. È un audio buono, nel senso che la qualità audio è veramente veramente buona, non è il più alto in assoluto, infatti io nonostante la mia scarsa voce riesco comunque a parlarci sopra. Ah, tra l'altro per qualche bizzarro motivo mi si è configurato per qualche motivo che veramente non riesco a comprendere. Niente, perché da qui non riesco neanche ad andare nelle impostazioni. Mi si è configurato come se ci fosse un controller. Ok, sì, da qui posso cambiare. No, era lì che dovevo andare, scusate. No, non capisco perché insista a dirmi che... Vabbè ragazzi, sicuramente qualcuno di voi mi farà sapere ormai, quando non sarà troppo tardi, come fare a cambiare questa cosa. Comunque, ottimo smartphone per il gaming. Per quanto riguarda l'audio, l'avete sentito durante il caricamento, posso anche far sentire gli effetti grafici. Devo dire, un audio di qualità, non altissimo il volume, come vi dicevo, ma comunque un audio di qualità. Faccio la telefonata di prova, quindi porto fuori lo smartphone, digito il 190, metto in viva voce. Benvenuto nel servizio clienti Vodafone Privati. Stai chiamando da un numero azienda. Quando chiamiamo e mettiamo in viva voce, invece l'audio non è stereo, esce soltanto dalla parte inferiore. La caratteristica che sicuramente è migliorata di più rispetto al precedente 11 in questo caso è la batteria, che da 3000 passa a 3930 mAh, quindi se con 11 avevo detto che l'autonomia non era male, ma con un utilizzo intenso verso la cena vi ci voleva una ricarica, qui non è più vero, non è un super battery phone, ma finalmente abbiamo uno smartphone, rispetto a 11 quantomeno, che ci permette di fare una giornata piena con qualsiasi tipo di utilizzo. Poi rimane la ricarica rapida, Quick Charge 3.0. Quanto costa questo 11 Plus? 11 Plus costa 799€, lo comprate sul sito di HTC, al momento non c'è praticamente quasi da nessuna parte, in Italia, anzi ufficialmente al momento è solo sul sito HTC, solo nella colorazione nera. Diciamo che questo smartphone onestamente non ha particolari difetti, non ha una luminosità altissima, non ha il jack audio, ma ha comunque un display in 18 noni buono, ha un'ottima fotocamera, ha una buona autonomia, ha un software completo quasi stock aggiornato a Oreo, ha l'uscita video tramite Type-C, è impermeabile. Diciamo che forse gli manca quella cosa in più per convincervi a comprare questo, che comunque costa al lancio meno della concorrenza ma a un prezzo che scenderà meno, quindi vi ci vorrà uno sforzo economico sicuramente più alto per comprare questo rispetto ad altri top di gamma in circolazione, col vantaggio che magari se un giorno lo vorrete rivendere varrà anche un pochino di più, però inizialmente il prezzo più alto dovuto al fatto che non lo trovate da molte parti potrebbe essere per qualcuno sconveniente. Ecco, se fosse arrivato in Italia anche in questa versione semi trasparente, sicuramente quella per qualcuno sarebbe bastata da sola per essere la caratteristica per sceglierlo rispetto alla concorrenza. Ah, e una cosa di design che non vi avevo detto: la prima volta che ho visto un HTC 11 Plus non mi aveva fatto impazzire il fatto che i bordi sono ovviamente stondati, ma lo schermo non lo è, e fra tutti i gamma attuali è praticamente l'unico ad avere l'angolo tagliato. Alla fine però mi sono ricreduto e devo dire che serve a dargli quella minima differenza frontale per riconoscere che questo è un 11 e non un altro qualsiasi generico 18 noni top di gamma in circolazione. Per questa recensione è tutto, ricordatevi di seguirci sul nostro canale di YouTube se ci state guardando da lì, e che sul sito androidworld.it trovate foto e video scattate e registrate da questo smartphone. Per questa recensione, con un po' sottovoce visti i miei colpi di tosse, è tutto. Un saluto da Emanuele Cisotti per Android World.
www.vodafone.it.